dal titolo Leonardo, che è, come ben sai, visto che tu sei sempre con noi ogni settimana, un titolo molto richiesto dai nostri telespettatori. Peraltro, ci eravamo lasciati iniziando anche dicendo a più riprese che dopo un pessimo 2020 Leonardo ci stava dando o poteva dare qualche barlume di speranza per l'anno che è appena iniziato e volevo capire intanto come vedi il titolo, se la prima metà di questo, cioè se la prima parte di quest'anno ci sta confermando sensazioni, sentiment positive nei confronti di Leonardo, anche sulla luce delle notizie che hanno riguardato diciamo così l'azienda in questi giorni, notizie più di cronaca, insomma, che però vanno a influire o meno sui mercati. Non so se in questo caso, se parliamo delle tangenti sulle forniture del gruppo Leonardo, se può significare qualcosa a livello più operativo. Allora, Leonardo, come lo vedi? Ho fatto tutta questa premessa per mettere sul tavolo un Ma po' di allora, questioni. Vai. Leonardo, se Alessandro Profumo desse le dimissioni, fa più 20, più 30 in 2 o 3 giorni, perché il mercato, secondo me, non lo vede bene. Mi dispiace per il dottor Profumo, ma ci sono gli scheletri di Unicredito, gli scheletri di Monte Paschi. Lui ha sempre fatto il banchiere, partendo peraltro come cassiere del Banco Lariano 30 e più anni fa, forse quasi 40, carriera folgorante che ricorda, spero ovviamente per lui, non con lo stesso esito, il percorso già fatto 20 anni prima da Roberto Calvi, che è preso anche lui da cassiere fino a diventare il numero uno indiscusso del Banco Ambrosiano. Ma la società ha un problema grosso come una casa, che secondo me è l'indebitamento. Io invito i telespettatori. È facilissimo, basta andare sul sito istituzionale di Leonardo, guardare i dati finanziari per vedere che tutto sommato gli ordini e di conseguenza i ricavi nel 2020 hanno tenuto. È scesa la redditività, ma è ancora accettabile. Il problema è che è esploso ulteriormente il debito e adesso siamo addirittura a quasi 6 miliardi di euro. Per cui, siccome quest'anno, nel 2020, non è ancora uscito ovviamente il dato definitivo, uscirà credo nella seconda metà di febbraio, l'utile si ridurrà in maniera sostanziale. Effettivamente, il vero problema per cui Leonardo, al di là delle tangenti che dovranno essere ovviamente verificate, mi pare che ci siano stati addirittura però degli arresti, se non erro una decina di manager. Però quello che dico io è che me l'hanno chiesto, guarda, combinazione, un telespettatore che segue in maniera assidua la trasmissione, si chiama Alberto, giudicare l'indebitamento rispetto all'utile netto. Ecco, io quando vedo un utile netto che è meno del 10% del debito, comincio a avere dei dubbi. Poi anche lì non è che il mercato mi dia sempre ragione, perché Enel, che viene oggi, scende perché c'è anche l'anticipo sullo stacco dividendo, è una società di cui tutti parlano solo che bene, ha fatto massimi storici negli ultimi giorni, eppure ha 50 miliardi di euro di debiti. A me ovviamente queste dinamiche qui non piacciono, però bisogna anche saperne prendere atto. In questo caso, per riassumere, siamo quasi a 6 miliardi di euro di debito, e quest'anno farà, secondo me, attorno ai 200-250 milioni di utile netto. Quindi il vero problema di Leonardo è questo. Poi il portafoglio ordini è sempre molto molto importante, perché siamo, seppur sceso leggermente rispetto allo scorso anno, quasi a 35 miliardi di euro. Però il debito, ripeto, dal mio punto di vista pesa davvero molto molto. Ok, sì, quello potrebbe essere, diciamo così, il problema maggiore, assolutamente. E a livello, guarda, lo mettiamo anche in grafico, così partiamo da qui, poi naturalmente andiamo oltre, Andrea, anche se da un punto di vista fondamentale hai già detto moltissimo, questo è il grafico daily di Leonardo. Allora, peraltro adesso lo riprendo. Ecco, vai Andrea, lascio anche Allora, l'analisi. Leonardo è in una situazione molto delicata, in che senso? Che se non tiene quest'area poco sotto 5,80, il minimo di quest'area, di questo box di congestione 5,78, che è anche il livello di transito della media mobile a 200, può, secondo me, arrivare fino al minimo del 23 di dicembre, che è 5,642, e poi
al minimo fondamentale del 21 di dicembre, che è 5,43. Perché dico fondamentale? Perché in quella seduta ha disegnato una dragonfly sporca, e oltretutto il 21 è stato un giorno in cui il mercato ha praticamente fatto dei minimi importanti su tantissimi titoli, ed è il giorno dove ci sono stati più spike ribassisti degli ultimi 2 mesi, quantomeno, forse 3 mesi, diciamo da ottobre ad oggi. Quindi Ok. quello è il livello chiave che deve tenere. Però al momento la probabilità che vada verso quel livello piuttosto che ritornare sopra 6, andare almeno fino a 6,14, il massimo del 7 di gennaio, è sicuramente molto più alta. Bene, Andrea, ti ringrazio anche per questa parentesi che abbiamo aperta, che poi va a inserirsi assolutamente in quello che facciamo, ma approfitto per dire ai nostri telespettatori che se hanno voglia di capirne di più di società e di conseguenza titoli, scriveteci e vediamo di cercare di rispondere sempre con qualche considerazione e indicazione alle vostre domande. Quindi grazie Andrea Cartisano, visto che peraltro a te lo chiedono spessissimo il titolo Leonardo, quindi per associazione ho pensato a te.